Allora, eccoci nel secondo What I Eat in a Day, quindi il numero 2. Mi è piaciuto tantissimo registrare il primo, e visto che io adoro provare nuove ricette, sperimentare ricette con le verdure, ricette diverse, quindi ho pensato di fare un altro What I Eat in a Day, così vi mostro quello che ho mangiato oggi. Quindi sì, spero che questa tipologia di video vi piaccia come al solito. Iscrivetevi se non siete iscritti al canale. Vi ricordo che nell'info box potete trovare tutti i miei contatti Facebook, Twitter e Instagram, dove pubblico le anteprime dei video, curiosità, novità e dove potete interagire con me. E niente, quindi vi lascio al video e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao! Allora, partiamo dalla colazione. Per la colazione ho realizzato delle semplici crepes vegane fatte con 20 g di farina 00 e 20 g di farina di segale, che dà un gusto molto più particolare, poi è integrale, quindi fa benissimo. Un pochino di latte vegetale finché non forma una pastella della giusta consistenza e un cucchiaino di yogurt greco, quindi semplicissimo. Poi le ho cotte in una padella antiaderente, me ne sono venute circa due crepes. Poi le sono andata a farcire con la mia marmellata preferita, che è questa qui alle ciliegie, fior di frutta di rigoni di Asiago, che è completamente bio e naturale, senza zucchero aggiunto. Io la adoro questa, però potete metterci sopra quello che volete. E il mio amatissimo caffè macchiato con la mia tazzina adorabile con i gufetti. E questa è stata la mia colazione buonissima che ho fatto questa mattina. Mi andava qualcosa di dolce, quindi ho fatto queste crepes, e come avete visto sono semplicissime da realizzare, assolutamente light e sane, e sono gustosissime. Per il pranzo sono andata a usare questi 5 cereali integrali di riso scotti, che praticamente all'interno contiene il riso, la quinoa, l'orzo e tantissimi altri cereali. Li sono andata semplicemente a lessare in un pochino d'acqua salata, naturalmente. Poi ho preso una zucchina, ho tagliato le estremità, naturalmente l'ho lavata e l'ho tagliata a rondelle abbastanza sottili, così che in questo modo cuoce più in fretta. Ecco qui, questa è più o meno la quantità che utilizzo io. Poi ho messo in una padella tutte queste verdurine, ci sono praticamente i peperoni, le carote, i fagiolini, i broccoli, eccetera. Le potete trovare semplicemente già fatte a pezzetti, lavate e nel reparto congelato al supermercato. Dovete semplicemente stare attenti che siano naturali, che siano semplicemente verdure senza l'aggiunta di assolutamente niente. Queste infatti non ricordo la marca, ma erano semplicemente delle verdure fatte a pezzetti e pulite e congelate, quindi sono comodissime se come me andate di fretta a pranzo. Le ho messe in una padella, le ho fatte leggermente un po' rosolare con un cucchiaino di olio e un po' di cipolla, e poi dopo ho aggiunto un pochino di acqua per appunto cuocerle. Una sorta l'ho fatta praticamente bollire, però avendole un pochino insaporite prima. Ecco qui, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere. Dopodiché in un'altra padella, questa è una padella antiaderente, vado a mettere un goccino d'olio, anche perché è un po' vecchiotta e quindi ha bisogno di un po' d'olio. E poi ci vado a mettere dentro la cipolla che ho tagliato a pezzetti. Quindi vado a mettere un uovo intero e del secondo uovo metto solo il bianco, perché il rosso è ricco di colesterolo, eccetera, quindi cerco di mangiarne meno. Quindi faccio un uovo e mezzo, poi ci vado a mettere naturalmente un po' di sale, un po' di pepe macinato fresco e un cucchiaino scarso di parmigiano per rendere tutto più gustoso.
Dopodiché vado a mischiare il tutto fino a rendere il composto omogeneo. Dopodiché nella padella dove ho messo prima a soffriggere un po' d'olio con le cipolle vado a mettere le nostre zucchine tagliate a pezzetti e le faccio rosolare un pochino. In questo modo iniziano a cuocere e poi diventano molto più saporite. Quando si sono un pochino ammorbidite vado a metterci praticamente il nostro composto di uovo sopra. Vado semplicemente un pochino a spostare le zucchine così da averle un pochino dappertutto nella frittata e lascio cuocere. Le verdure per il riso ai cereali sono pronte, quindi vado a metterci dentro il nostro riso con quinoa che io non lo scolo, quindi lo faccio cuocere nella sua acqua fino a quando l'acqua non è praticamente assorbita. Ne è rimasta un pochino, che è ottima perché in questo modo vado ad amalgamare insieme alle verdure e faccio cuocere ancora un minutino insieme alle verdure così viene tutto più saporito. Questo è il primo. Pronto, era davvero buonissimo e leggero questo riso ai cereali con le verdure, davvero molto semplice e molto buono. E poi questa è la frittatina che abbiamo fatto prima con appunto le zucchine. Per merenda sono andata a mangiarmi un bel po' di frutta, ho mangiato un mandarino e una mela che erano davvero buonissime, super dolci, e poi mi sono fatto un bicchiere di semplicissima acqua naturale con un po' di limone dentro, perché il limone è ricco di vitamine e fa benissimo. Per quanto riguarda la cena sono andata a fare la zucca al forno, ho semplicemente pulito la zucca tagliata a pezzetti, aggiunto del sale, un pochino di olio d'oliva extravergine, e poi ci ho messo anche un pochino di pan grattato sopra che rende tutto un pochino più croccante, e l'ho semplicemente cotto al forno fino a quando la zucca non è diventata morbida e croccantina. Questa è stata la mia cena, quindi un filetto di orata alla piastra con un po' di pepe sopra, davvero buonissimo, e la mia zucca al forno come contorno. Mi piace tantissimo la zucca in questo periodo, la adoro. E questo è stato il mio What I Eat in a Day, quindi molto semplice, niente di che, mi ha fatto davvero piacere condividerlo con voi, adoro fare questi video perché mi permettono di farvi un pochino vedere la mia giornata, di farmi un pochino anche conoscere in un certo senso attraverso ciò che mangio. Spero di avervi dato qualche spunto, qualche suggerimento carino, e niente, quindi se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e ci vediamo nel prossimo, ciao!